anche Tosca d'Aquino, una grande artista, una grandissima attrice e protagonista del Natale dei 100 alberi d'autore. Ciao Tosca e benvenuta su HTO. Grazie e sono molto contenta di essere qui stasera, perché devi sapere che questa è la 20ª edizione e sono 20 anni che io partecipo. E sono proprio una carissima amica di Sergio Valente, io lo adoro e lo seguo in tutte le sue manifestazioni e devo dire a questa ci sono particolarmente affezionata. Ogni anno trovo che diventi sempre più bella e quest'anno mi sembra proprio anche l'ambientazione sia fantastica. Poi guarda il mio albero come è stato anche un po' originale, no? Perché devo dirti che ogni anno diventa sempre più problematico cosa inventare. Anche perché ogni anno Sergio si avvale della collaborazione di attori famosissimi, scultori, artisti internazionali, per cui veramente qua dobbiamo stare al passo, hai capito? Inventarci delle cose ogni anno più straordinarie. Questo è un albero che parla al femminile? Sì, abbiamo cercato, perché poi chiaramente me l'ha fatto un bravissimo artista che si chiama Genesio Colandri, e abbiamo insieme cercato proprio di inventarci, prima di tutto ci piaceva una cosa con i materiali un po' di riciclo e poi sicuramente il fatto della stampella, beh, tutte le donne quindi era un'idea originale, carina, e quindi l'ha sviluppata in questo modo. Tosca, cosa rappresenta per te il Natale? Da buona napoletana, per me il Natale è una delle feste a cui tengo di più. E la famiglia, si riunisce tutta la famiglia, non ti nascondo che nonostante abbia sempre lavorato a Natale, però il 24, il 25 stoppo tutto, mi metto ai fornelli e quindi si fanno queste tavolate, cioè questa tradizione che ho avuto io dall'infanzia la porto avanti ancora oggi e quindi tante persone si fanno questi pranzi infiniti, queste cene infinite e poi chiaramente ancora un figlio piccolo e arriva proprio Babbo Natale, capisci? C'è ancora quell'emozione. Babbo Natale non deve mancare mai. Assolutamente. Dove possiamo vederti ora? Oltre che in televisione con uno spot molto famoso. Ah sì sì, adesso ne uscirà un altro perché mi stanno chiamando tanto, sì sì, per la pubblicità, ma sto facendo due cose. Una è col teatro, sto facendo le prove di uno spettacolo molto bello che si chiama Il prigioniero della seconda strada con Maurizio Casagrande e tra un po' debuttiamo. E l'altro è una fiction per la Rai con un bravissimo regista che è Michele Soavi per Rai 1, La Narcotici. Quindi sto su due fronti e insomma fa piacere lavorare in questo momento difficile anche. Per chi è brava, insomma, brava come te, non, naturalmente non avrà problemi. Io naturalmente ti dico M al cubo, perché so che non posso dire altro. Così diciamo, però diciamo anche in bocca al lupo, crepi, allora. Diciamo anche quello. Tosca, per ultima cosa ti chiedo, puoi fare gli auguri ai nostri amici di HTO per Natale? Certo. Allora io vi bacio forte forte e vi auguro veramente di passare un Natale al di là di tutto. Io dico in pace, in serenità e con tanta tanta gioia. Ciao. Io da meridionale ringrazio naturalmente Tosca d'Aquino. Grazie mille e tanti auguri.